questo paradiso che vedete nelle immagini è Phuket, l'isola incantata che oggi io chiamo casa. Molti di voi la conoscono come una destinazione turistica molto popolare, una gemma scintillante nel mare delle Andamane, famosa per le sue spiagge da cartolina, isole incantevoli e una vivace vita notturna. E oggi però voglio farvi da guida virtuale in un viaggio che va oltre la superficie lucente, oltre ai soliti cliché. Voglio farvi scoprire la vera Phuket, l'anima pulsante sotto le spiagge dorate di questa isola, con le sue tradizioni radicate, i suoi abitanti calorosi, la sua cucina autentica e i suoi paesaggi nascosti. Questa è una guida completa ed è creata per coloro che cercano di vivere un'esperienza autentica, per quelli che desiderano grattare la superficie luccicante ed immergersi nella profondità di quello che Phuket ha da offrire. Perché come in ogni luogo c'è molto di più di quello che appare a prima vista. Preparatevi quindi a partire insieme a me in questo viaggio emozionante, esplorativo e anche un po' selvaggio attraverso la vera Phuket e vedrete che sarà un'avventura che non dimenticherete mai. Questo video sarà lungo. Mettetevi comodi o magari guardatevelo in più parti. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulietta. Vivo in questa splendida isola chiamata Phuket e lavoro nel turismo. Questo è un video fondamentale se è la prima volta che venite in vacanza a Phuket. Parleremo di quando venire a Phuket, come venire a Phuket, dove dormire a Phuket, le spiagge, i templi, i mercati, cose da non perdere assolutamente e poi alla fine vi darò anche un sacco di consigli utili e cose da non fare su questa isola meravigliosa. Quindi benvenuti, iniziamo subito. La prima domanda è: quando andare a Phuket? Phuket ha un clima tropicale ed è caldo tutto l'anno, tuttavia l'isola si può dividere in due stagioni, la stagione alta e la stagione bassa, detta anche stagione secca e stagione delle piogge. L'alta stagione va indicativamente dalla fine di ottobre verso i primi di maggio, mentre la stagione delle piogge, quindi detta anche bassa stagione o stagione dei monsoni, va da maggio fino a più o meno a fine ottobre. Il mese in assoluto più piovoso è settembre, mentre il mese meno piovoso dell'anno è febbraio. Bisogna però dire che durante la bassa stagione non è vero che piove tutti i giorni, ci sono anche delle giornate di sole. Tuttavia, la cosa più importante che dovete ricordare è che le spiagge della costa ovest, ne parleremo dopo, che sono le spiagge più gettonate, sono sempre col mare mosso e sono anche potenzialmente pericolose per fare il bagno durante la bassa stagione. Quindi sì, magari avete una giornata di sole meravigliosa, però è meglio se il bagno ve lo fate nella piscina del vostro resort. Se venite in bassa stagione sicuramente trovate prezzi più bassi e trovate più tranquillità sull'isola, ma se venite in bassa stagione dovete appunto ricordarvi che il mare non è un granché e che tante isole sono chiuse, come per esempio le Similan. In alta stagione invece trovate tutto aperto, il mare è splendido, azzurro, sembra il classico mare da cartolina, però l'isola è piena di gente. Ricordatevi che Phuket è una destinazione di turismo di massa, non immaginatevela come un'isolotta tranquilla dove riposare sotto le palme, non è proprio così, ma anche questo lo vediamo dopo. Quindi quando venire a Phuket? In teoria potete venire a Phuket tutto l'anno, però se volete godervi il mare venite sicuramente durante l'alta stagione. Prima di partire per il viaggio dovete sapere che ovviamente vi occorre il passaporto, ma se avete il passaporto italiano non vi serve fare il visto. Infatti il passaporto italiano ha il cosiddetto visa exemption, ovvero l'esenzione del visto. In pratica quando atterrate a Phuket avete un timbro sul vostro passaporto che vi consente di soggiornare nel Regno della Thailandia per 30 giorni. Inoltre vi consiglio di fare un'assicurazione di viaggio. So che molte persone non la fanno perché dicono: ma vabbè, andrà tutto bene. Credetemi, lavoro qua a Phuket nel turismo da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori. Qua non potete andare in ospedale e pretendere cure gratuite, soprattutto se volete andare in un bel ospedale, come per esempio un ospedale privato, quindi il Bangkok Hospital che c'è qui a Phuket. Se non avete l'assicurazione, allora o siete molto 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 benestanti e va buo, oppure vi conviene, credetemi, avere un'assicurazione di viaggio. Un'assicurazione di viaggio la potete fare online, costa davvero, non lo so, 100 euro, la sparo lì, perché poi dipende ovviamente dall'età, sesso e patologie pregresse, eccetera, eccetera. Però in generale, sul totale della spesa di viaggio,
Fatela, 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 che non si sa mai. Fermi, ho anche un altro consiglio da mamma. Controllate che la vostra carta di credito, la vostra carta di debito, insomma quello che avete per prelevare i soldi, sia abilitata all'estero. Un'altra cosa che vorrei tanto raccomandarvi in termini di sicurezza quando viaggiate è quello di installare sul vostro cellulare una VPN. Ed è qua che entra in campo lo sponsor del video di oggi, ovvero Surfshark VPN. Ma che cos'è una VPN? Una VPN sta per Virtual Private Network, ovvero una rete privata virtuale. Si tratta quindi di un'app, di uno strumento che protegge i vostri dati, criptandoli. Immaginatevi di essere in aeroporto. Vi connettete alla wifi pubblica dell'aeroporto e magari dovete prenotare una camera d'albergo su Agoda e dovete appunto passare i dati della vostra carta di credito. Quindi la VPN cripta i vostri dati e li protegge da occhi indiscreti. Immaginate di avere un tunnel privato nel quale i vostri dati viaggiano in sicurezza e diventino in automatico inaccessibili a chiunque cerchi di spiarli. Ecco perché, e soprattutto quando si viaggia, si utilizzano quindi le reti wifi pubbliche e private, come quelle degli alberghi o degli aeroporti, avere una VPN come Surfshark è come avere un compagno di viaggio indispensabile. Come si usa questo Surfshark? È semplicissimo. Dopo aver scaricato l'app sul vostro telefono, basta scegliere un server da una delle loro numerose località disponibili in tutto il mondo e connettersi. Ecco fatto. Ora i vostri dati sono al sicuro e potete navigare liberamente su internet senza preoccupazioni. Tuttavia, Surfshark non è solo sicurezza, offre anche l'accesso, per esempio, a contenuti bloccati, non disponibili nella nazione dove vi trovate, per esempio. Iniziamo quindi il nostro viaggio Phuket con la sicurezza che Surfshark ci può offrire. Vi lascio in descrizione il codice sconto Giulietta che vi fa ottenere 3 mesi gratuiti e fino all'83% di sconti. Buona navigazione sicura a Phuket con Surfshark VPN. Come trovare il volo per venire a Phuket? È molto semplice, io di solito faccio così quando vado in Italia. Vado su Google Voli, attenzione, andate su Google, scrivete Google Voli, vi viene fuori proprio la pagina. Inserite luogo di partenza, luogo di destinazione, Phuket. Vi dico già adesso, in questo momento in cui sto registrando il video, non ci sono voli diretti, dovete per forza fare uno scalo, come per esempio a Dubai, e selezionate il prezzo, è ovviamente inferiore. Se avete una certa flessibilità di date, vi consiglio di andare a consultare il grafico dei prezzi e lì potete cercarvi la vostra offerta. Una volta che avete pianificato il volo, la vostra domanda è: dove dormo a Phuket? Allora, qui non ci possiamo addentrare, ma vi lascio delle risorse gratuite. Dovete sapere infatti che sul mio sito viaggiophuket.com ho scritto ben due articoli super completi, uno dove dormire a Phuket, la guida zona per zona dell'isola, e anche ho scritto un articolo che vi aiuta a scegliere il vostro albergo in base alle vostre esigenze e al vostro budget. Quindi, per la scelta dell'albergo, rimando al mio sito viaggiapucket.com, dove potete trovare gratuitamente tutte le informazioni che cercate. Ho fatto questo perché dirvi dove dormire, ovviamente, con un'isola lunga 50 km, larga 20 e migliaia di alberghi, migliaia di esigenze diverse e di budget diversi, avere la pretesa di sapere dove volete dormire voi, a seconda appunto delle vostre esigenze e del vostro budget, è impossibile, quindi per questo vi consiglio di andare a vedere la mia guida. Vi vorrei solo dire che scegliere dove dormire può fare la differenza per il vostro viaggio, quindi davvero prendetevi tempo per leggere la guida, per guardarvi la mappa e per capire dove dormire. Nel sito ci sono anche i link a diversi alberghi che io raccomando, attenzione, raccomando, non è che voi dovete dormire lì, sono così consigli di alberghi che conosco. Fate bene la vostra scelta. Come muoversi a Phuket? A Phuket vi potete muovere in vario modo. Allora, i taxi sappiamo che cosa sono, ve li consiglio assolutamente sì, però vi li consiglio prenotati tramite app. Quindi Bolt e Grab sono le app che dovete scaricare sul vostro telefono. Vi localizzano, potete inserire la destinazione che state cercando, potete pagare con Grab con la carta di credito, ma con Bolt potete pagare coi contanti direttamente al driver. La cosa positiva è che la tariffa la vedete prima di chiamare il vostro taxi, quindi avete varie tariffe, la economy, eccetera. E voi selezionate e sapete già quanto andate a spendere. A volte chiamando i taxi così vi fanno un po' il prezzo che vogliono, ecco. I tuk-tuk sono carini, vi portano in giro con la musica e sono quei furgoncini rossi. Tuttavia ricordatevi che i prezzi di solito sono altini, quindi se
sì, magari fatevi un paio di corsi in tuk-tuk, ma giusto come esperienza di viaggio, più che mezzo di trasporto. Oppure potete noleggiare un'auto o una moto. E qua il consiglio della mamma è: fate molta attenzione. Primo, ricordatevi di avere la patente internazionale, perché la polizia vi ferma. Soprattutto alla rotonda di Chalong c'è sempre l'orario fisso, la polizia che ferma tutti i turisti e anche in altre zone dell'isola. Però, primo, se vi fermano, avete la patente. Secondo, se cadete, vi fate male o fate male qualcuno e non avete la patente, potrebbe essere un gran problema anche a fini assicurativi. Quindi, se decidete di noleggiare un'auto o un motorino, ricordatevi di fare la patente internazionale e ricordatevi che qui in Thailandia patente dell'auto e della moto sono due cose diverse. Guidare poi è pericoloso, è difficile. Allora, c'è la guida al contrario, la guida a sinistra rispetto all'Italia, quindi bisogna un attimo farci l'abitudine. Poi i Thai che insomma guidano Ni, i turisti che guidano Ni, c'è molto traffico, fate davvero tanta attenzione. La cosa positiva di avere un motorino è che veramente è comodo, tagliate il traffico, se siete bravi a tagliare il traffico tagliate il traffico, potete parcheggiarlo in qualsiasi spiaggia, arrivate quasi facilmente dappertutto. Però ripeto, è anche molto pericoloso, quindi fate attenzione. E ovviamente che non vi passi neanche per la testa di bere e mettervi la guida. Mezzi locali. Qua siamo scadenti a Phuket. Premessa, a Phuket non c'è la ferrovia. A volte alcuni mi chiedono come faccio ad arrivare col treno. Con la fantasia, perché non c'è la stazione, qua non c'è la ferrovia. Ci sono dei bus che arrivano da altre città e bus locali. Non abbiamo un vero e proprio sistema di mezzi pubblici. Però se volete c'è il bus locale, che sembra un furgoncino azzurro che fa varie fermate a orari non ben definiti, varie spiagge fino ad andare a Phuket Town. Costa veramente poco, però anche questo ve lo consiglio più come esperienza turistica piuttosto che utilizzo come mezzo di trasporto, perché potrebbe diventare alla lunga un po' noioso aspettare quando passa e quando porta, è abbastanza lento, ecco. In ogni caso, a prescindere di qualsiasi mezzo di trasporto che andate a scegliere, ricordatevi safety first, quindi la sicurezza prima. Che cosa fare a Phuket? Ovviamente dipende molto da quanti giorni avete a disposizione e cosa vi piace fare. Se volete, sul mio sito ho scritto 3 itinerari di viaggio diversi: uno per chi rimane 4 giorni, uno per chi sta qui una settimana e uno da 10 giorni. Quindi potete andarvi a leggere, anche questi sono gratuiti e ci sono anche le mappe che potete scaricarvi e salvarvi sul vostro telefono. Generalmente si viene a Phuket per fare mare, ovviamente, per fare l'escursione alle isole, e quindi è ovvio che vi dico: godetevi le spiagge e soprattutto giratele le spiagge, non limitatevi a stare nella spiaggia quella davanti al vostro resort, soprattutto se decidete di alloggiare a Patong. Quindi fate mare, fatevi un giro del sud dell'isola, quindi partendo da Caron, da Kata, andate verso sud, guardatevi la spiaggia di Nai Han, andate a fare il Caron Viewpoint, guardate il Windmill Hill, guardate Yanui Beach, Ao San, andate se volete a un tempio segreto, la spiaggia di Rawai, e potete andare a mangiare al mercato degli zingari di mare a Rawai se vi piace il pesce. Tutto questo giro ho fatto un video, ve lo lascio qua il link in descrizione, il giro del sud dell'isola di Phuket, potete prenderlo come spunto per un giro fai da te in giornata. Quel giro va a finire anche al Big Buddha e il Wat Chalong, quindi il tempio di Chalong, che è il più importante e grande dell'isola di Phuket, e il bellissimo Big Buddha, che non potete non vederlo già dal girando intorno all'isola, ma vi consiglio di andarlo a vedere da sopra, perché primo la vista è meravigliosa e secondo è un monumento incantevole. Quindi andate assolutamente a vedere Big Buddha e il tempio di Chalong. Una cosa che vi consiglio di fare la domenica pomeriggio, se ce l'avete a disposizione, è di andare al mercato di Phuket Town in Thalang Road. È un mercato molto molto bello, con un'atmosfera davvero di Phuket. È vero che c'è un sacco di gente, andate verso magari 4:30-5 per non trovare la ressa. Ci sono delle bancarelle con dello street food ottimo e ci sono anche delle bancarelle di souvenir o prodotti di artigianato che sono veramente carine, non sono le solite cose super viste riviste a Patong o al mercato di Naka. Parliamo di mercati dopo. Vi consiglio magari di inserire tra le vostre esperienze di viaggio un massaggio thailandese, potete andare in una spa, farvi fare un massaggio thai.
Oh, se non volete tanto dolore, magari un massaggio all'olio. E ovviamente, se vi piace la vita notturna, vi consiglio di farvi almeno una serata nella famosa Bangla Road di Patong, dove ci sono i locali, le discoteche e il caos sfrenato è tutto lì. Il casino dell'isola si concentra lì di notte. Ovviamente, last but not least, fare l'escursione alle isole. Questo è il mio lavoro, quindi lo vediamo tra un po'. Quindi, in generale, ricapitolando, a Phuket venite per fare mare, le escursioni alle isole, andare a vedere i mercati, andare a vedere templi, andare a farvi dei bei giri per l'isola in generale. Adesso vi parlo un po' nel dettaglio delle spiagge, con più di 30 o 40, non le ho mai contate, comunque tantissime spiagge. A Phuket non c'è che l'imbarazzo della scelta. Phuket ha tutte le spiagge belline sulla costa ovest. La costa est è un po' più sfigatella, diciamo, però ha delle spiagge col suo fascino. Comunque diciamo che tutte le spiagge che voi tendenzialmente andrete a visitare si trovano sulla costa ovest. La più famosa è Patong Beach. Patong Beach è appunto famosa per la sua vita notturna. L'area è molto turistica. Personalmente non la trovo in questo granché, però se siete alla ricerca di una spiaggia dove fare amicizia, far casino, divertirvi, sicuramente Patong è la vostra spiaggia. Le altre due spiagge più famose sono Kata e Karon. Sono due spiagge meravigliose, mi piacciono anche come luoghi dove andare ad alloggiare. Se è la vostra prima volta a Phuket, io tendenzialmente consiglio Kata o Karon. Kata in realtà sono due spiagge, sto parlando di Kata grande, Kata Yai, ma c'è anche una Kata Noi. Noi significa piccola. Questa Kata Noi è molto carina, però è anche un po' più isolata, quindi tendenzialmente vi consiglio per alloggiare Kata Yai o Karon. Ma se avete tempo di visitare Kata Noi durante l'alta stagione è veramente una piccola perla, un gioiellino di spiaggia. A mio parere le spiagge più belle di Phuket, ripeto a mio parere, sono Freedom Beach e Banana Beach. Freedom Beach richiede un po' di sacrifici, anche lì viaggiaphuket.com e trovate la descrizione della spiaggia, come arrivarci, perché bisogna scendere a piedi, ma soprattutto bisogna risalire a piedi, che è la parte faticosa. E poi c'è la mia seconda spiaggia preferita, che è Banana Beach. Si trova al nord dell'isola, è una spiaggia relativamente piccola, è una caletta. Durante l'alta stagione secondo me è veramente meravigliosa, perché rimane un po' selvaggia, un po' appartata. Certo, la trovate sempre piena di gente come tutte le altre spiagge dell'isola, però è molto molto bella. Una terza spiaggia che mi piace, che vi consiglio, è Lemsing Beach, che non è attualmente accessibile dalla strada. Anche su Lemsing Beach ho fatto un video che potrete trovare su questo canale. Ho fatto un video su tutto ormai, praticamente mi manca solo il video sui miei gatti. Ho fatto tutto su quello che c'è a Phuket. Se volete un'altra spiaggia un pochino appartata, sempre durante l'alta stagione, potete andare al nord a Maikau Beach. 11 km di sabbia e di selvaggiamento totale. Potete vedere anche atterrare gli aerei all'aeroporto internazionale di Phuket. Molto bella Maikau, è una delle altre mie spiagge preferite dell'isola. Sicuramente è la spiaggia dove vado a riposare durante l'alta stagione, perché non è talmente grande che non puoi avere il casino intorno. Adesso che abbiamo visitato un po' di spiagge, ci è venuta fame, è ora di pranzo, quindi parliamo di dove mangiare e cosa mangiare a Phuket. Parlare di cosa mangiare a Phuket è un argomento molto vasto, vi renderete conto presto quando arriverete qui che mangiare su questa isola non è un problema. Si mangia ovunque e a tutte le ore. Allora, i ristoranti sono aperti dalla mattina alla sera, la maggior parte, e potete tranquillamente pranzare o mangiare a qualsiasi ora, non è un problema. Poi non solo trovate tanti ristoranti, ma potete mangiare anche al mercato, potete mangiare cibo da strada, potete mangiare dentro un combini market. Quindi procediamo con ordine. Gli snack, panini, toast, merendine, tutte quelle cose lì, yogurt, gelati, eccetera eccetera, potete trovarli in un qualsiasi 7-Eleven. Ce ne sono centinaia sull'isola, ogni tot metri c'è un 7-Eleven, quindi se avete bisogno di una bibita, di una bottiglia d'acqua, di uno snack, qualsiasi cosa, entrate dentro un 7-Eleven e mangiate quello che vi pare. Se invece volete della frutta fresca, trovate sull'isola i saleng, quindi i carrettini che vendono già della frutta fresca tagliata. Potete trovare la frutta da tagliare voi in varie bancarelle del mercato o anche per strada. Se non avete la colazione in albergo, potete tranquillamente fare colazione in giro per l'isola. Ci sono tanti ristoranti che alla mattina aprono e hanno le colazioni.
colazioni, potete fare la 7-Eleven, potete trovare anche quelle italiane in giro per l'isola, potete fare quelle americane, internazionali, oppure se volete un'esperienza unica, vi consiglio, io adoro, andate in un dim sum, scritto dim sum. Dim sum sono colazioni in realtà più cinesi, ma la tradizione si è spostata anche qui a Phuket perché sono deliziosi. Ovviamente è una colazione salata e potete magari prendervi appunto questi assaggi, diciamo, al vapore o fritti e magari accompagnarli da una zuppa caratteristica thailandese per la colazione, che è la jok, che è una specie di porridge di riso dove magari potete aggiungere pollo o il maiale, quello che preferite voi, anche vegetariana. Io se riuscite a fare colazione salata la mattina, io vi consiglio un'esperienza in un dim sum o come un brunch. Ricordate che i dim sum poi dopo pranzo chiudono. Per pranzo anche qua potete mangiare in qualsiasi ristorante, ci sono vari piatti della cucina thailandese. Ovviamente vi consiglio di provare il pad thai. Il pad thai più buono dell'isola è il pad thai shop di Kata, secondo me loro veramente numeri uno. È una bettola. Io sono un amante delle bettole, magari lo sapete già, se mi conoscete, mi seguite da tempo, è una bettola, quindi il locale non ha niente di che, ma il pad thai che vi servono lì, ragazzi, ve lo ricordate per tutta la vita, è buonissimo. Potete provare a mangiare un pad krapao, quindi il riso con quella specie di ragù al basilico, potete mangiarvi il somtam se vi piace piccante, che è la papaya salad. Potete magari provare a mangiare una tom yum soup ai gamberi, che è questa zuppa agropiccante che io adoro, accompagnata col riso. Oppure se semplicemente non vi va la cucina thai, che io però vi consiglio di provare, potete mangiare quello che vi pare sull'isola, perché potete trovare la pizza, i ristoranti italiani, potete trovare il ristorante russo, quello indiano, il kebab baro, quello che volete. Il bello di Phuket è che è un'isola talmente internazionale che voi veramente potete soddisfare ogni esigenza di fame, ogni esigenza culinaria, c'è veramente di tutto. Non solo, se volete abbiamo anche un ottimo sistema di consegne attraverso le app Foodpanda, principalmente Grab, e poi ce ne sono altre, però io personalmente, non è sponsorizzato, però io personalmente uso solo ed esclusivamente Foodpanda. La consegna a volte costa qualche centesimo in più, però il servizio è più alto secondo me rispetto a Grab. Voi ve la installate sul telefono, potete pagare anche in contanti, c'è tutto, trovate tutti i ristoranti lì, sono i menu, selezionate quello che volete, 30 minuti avete la vostra pappa ovunque, anche in albergo, quindi se non volete uscire è Foodpanda o Grab. Se vi piace il caffè, sull'isola va molto di moda bere il caffè freddo con il ghiaccio, però trovate anche delle ottime caffetterie. Se siete in cerca di quelle caffetterie un po' bohemian, un po' chic, dove fare le vostre foto per Instagram, a Phuket Town ci sono delle caffetterie veramente bellissime di design, di tendenza. Potete fare un giro, mettetevi quei bei vestiti da Instagram e farvi le vostre foto. Vi consiglio comunque in generale di sperimentare, di provare, di mangiare anche nei mercati street food. A Phuket Town ci sono delle bettole meravigliose dove potete mangiare Hokkien noodle, che sono i noodle tipici di Phuket. Potete mangiare i roti con il curry, che è un piatto di origine musulmana, credo, che a Phuket Town lo fanno, tra l'altro io, cioè, a stradoro io mangerei curry e roti. I roti sono delle frittelline tutto il giorno. Vi consiglio di sperimentare e assaggiare. Se un locale, una bettola, ok, quindi questi locali che per noi italiani, tipo quando li vediamo, siamo così, un po' bruttini. Però se vedete che c'è tanta gente, soprattutto i locali che mangiano, in tanti thai che ci mangiano, ok, lì si mangia bene, tranquilli, ok? Se siete al mercato e quello che vedete è stato cucinato al momento, andate tranquilli. Se invece vedete che, insomma, se ha sensazione, ha common sense, vi dice no, non mangiatelo. Soprattutto al mercato, tipo, non mangiate il sushi. Se no, passate il resto della vostra vacanza al cesso. Ma in generale, mangiate tranquilli, non preoccupatevi. Adesso parliamo di mercati e di shopping. Sull'isola ci sono tanti mercati. Andare al mercato è un'esperienza thai. Ci sono i mercati più turistici, quelli meno turistici. Dove vivo io a Talang,
c'è il mercato, diciamo, non turistico, dove noi andiamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì a comprare frutta fresca, verdure e a volte qualche piatto pronto. A mio marito piace mangiare le sue belle zuppe piccanti alla sera e se le piglia al mercato. Tra i mercati, diciamo, non per locali ma più turistici, vi consiglio il Naka Market ogni sabato e domenica a Naka. A qualsiasi tassista o tuk tuk caro gli dite Naka Market, capiscono. Li trovate un'infinità di bancarelle, cibo a strada è buono, c'è la musica dal vivo con questi ragazzini che... c'è una ragazzina che canta molto molto brava, che è anche famosa qua a Phuket, e potete comprare un sacco di cose da portare in Italia. Lì c'è, se cercate, non è per sponsorizzarlo, è giusto a titolo informativo, se cercate il falso, quello è il posto. Se invece volete un mercato un po' più instagrammabile, diciamo, più carino, un po' più bohemian, c'è il Chilva, che mi piace tantissimo. Il Chilva Market si trova sempre al centro dell'isola, un po' più a nord, e trovate, secondo me, come abbigliamento hanno delle scelte un po' più interessanti. Quindi Chilva Market, quello con i gattini per intenderci, il Naka Market. Poi trovate nei vari paeselli il mercato del paesello, c'è quello di Carona, il tempio che è meraviglioso, c'è quello di Kata, a Patong ci sono altri mercati, ci sono mercati ovunque. Tendenzialmente gli orari sono dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 di sera, 8 e mezza. Non andate tardi perché non trovate più niente da mangiare e poi chiudono tutto. Se dovete fare shopping sull'isola potete trovare i classici centri commerciali, il Central, il Floresta, che è sempre Central, sono uno di fronte all'altro, sono uniti da un bridge, da questo ponte, e lì trovate di ogni, dai food court per mangiare ai brand internazionali, le marche quelle super costose tipo, non so, Gucci, quelle cose lì, trovate tutto lì. Recentemente ne hanno aperto anche un centro commerciale qui a Talang, dove vivo io, che si chiama Robinson, e anche lì trovate cose, insomma, un po' più internazionali. Ma se volete fare un'esperienza super, vi consiglio di andare al Super Cheap di Phuket Town. I Super Cheap sono una catena di supermercati thai molto famosa, che ha come peculiarità i prezzi convenienti e il casino dentro questi posti. Cioè sono veramente, a volte puzzano, non sono ben curati esteticamente, magari alcuni commessi sono anche un po' scontrosi, però insomma il Super Cheap è così, cioè o si odia o si ama. Io amo il Super Cheap di Phuket Town. Se cercate qualcosa di economico o qualsiasi cosa di tutto e di più enorme, andate in quello lì, è il più grande dell'isola ed è un'esperienza, cioè trovate un Super Cheap e uscite che siete diversi. Ve lo raccomando, se volete fare un'esperienza autentica Super Cheap, ve lo raccomando. E quindi in generale buon shopping. Adesso vi parlo brevemente della vita notturna. Vita notturna uguale Patong alla sera è veramente vivace, discoteche, locali, pub, turismo sessuale, eccetera. Bangla Road, questa strada che alla sera viene chiusa al traffico, diventa una walking street, lì potete passeggiare e divertirvi. Però se siete alla ricerca di un clima un po' più rilassato, sì, sicuramente trovate, ci sono anche alcuni locali sulla spiaggia, ci sono dei beach club dove potete sedervi, bere un cocktail e chiacchierare. E la mia conoscenza della vita notturna si limita qui perché sono una mamma con una bimba piccola che lavora tipo 20 ore al giorno, quindi questa è la mia vita notturna, a casa, a letto. Oh vabbè, adesso parliamo della cultura, tradizioni locali, cosa fare e cosa non fare. Premessa da mamma: quando viaggiamo, soprattutto in Asia, andiamo incontro a delle culture che possono essere molto diverse dalle nostre, da noi italiani. Io credo che sia fondamentale rispettare queste differenze e magari anche non cercare di capire il perché delle cose, soprattutto in Thailandia. Semplicemente credo che sia fondamentale accettare. Non vi dico capire, perché a volte capire certe tradizioni e cultura e modi di fare thailandesi per noi italiani, capire, quindi dare un senso logico, è difficile. Ma se noi semplicemente osserviamo e accettiamo, allora sì che possiamo avere quell'esperienza di viaggio che portiamo a casa nel cuore. Perché, ripeto, qua stiamo parlando di un viaggio, non stiamo parlando della vacanza dove vado nel villaggio turistico e chi se ne... Stiamo parlando di un'esperienza di viaggio dove vogliamo andare a incontrare
altre culture, altre tradizioni, altri modi di fare, di mangiare, di vivere, di tutto. Phuket ha una storia affascinante, anche complessa. In antichità, in passato, era famosa per il commercio dello stagno. L'isola nel corso dei secoli ha subito varie influenze culturali, cinesi, portoghesi. Questo ovviamente ha influito l'architettura, ha influito le tradizioni, ha influito la cucina anche. Oggi Phuket è diventata una destinazione popolarissima di turismo di massa, ma per chi ha voglia di osservare si notano tanti tanti segni del suo passato. Ci sono vari festival e eventi su questa isola, il più famoso sicuramente è il Vegetarian Festival. È un evento annuale straordinario che va a celebrare la purificazione spirituale ed è un'esperienza unica. Se siete qua dovete assolutamente vederlo, ripeto, senza pregiudizi, perché senza giudicare, limitatevi a osservare. Poi abbiamo il Songkran, che è il capodanno thailandese ad aprile, dove ci si fanno i gavettoni e ci si lava, anche qua come un gesto sicuramente di purificazione ma anche di divertimento. Qua a Phuket abbiamo anche l'Oi Kraton, che è un'altra festività che si celebra in luna piena a novembre, se non erro, dove andiamo a lasciare nei laghi questi cestini illuminati, cestini fatti con le foglie, i fiori e una candelina. Andiamo a lasciarla nel lago, in acqua, e andiamo a esprimere un desiderio e lasciamo lì i nostri sbagli e i nostri peccati. Al nord della Thailandia lanciano le lanterne cinesi. Qua a Phuket mettiamo i cestini illuminati la sera in acqua. È molto molto bello da vedere. Se siete qua, partecipate all'Oi Kraton e mettete in acqua il vostro cestino. Sicuramente quando sarete qua visiterete dei templi. I templi sono appunto dei luoghi di culto, sono dei luoghi sacri. Per cortesia, copritevi spalle, ginocchia, non mettete mai i piedi in faccia al Buddha. Siate rispettosi anche quando fate le fotografie. È importante, ripeto, non sedervi con i piedi in faccia al Buddha, perché è veramente un segno di disprezzo. In generale, puntare i piedi in Thailandia o metterli sulle cose è bruttina come cosa. E da qua vorrei parlarvi anche di un po' di consigli di viaggio e di norme di comportamento. Abbigliamento. Phuket ha un clima tropicale, fa caldo. Portatevi dei vestiti leggeri, vanno benissimo le ciabatte, potete tranquillamente vivere in ciabatte qui. Portatevi però anche una felpa, perché in aeroporto o sui pulmini generalmente l'aria condizionata è sparata a mille, quindi portatevi qualcosa per coprirvi. Se siete in motorino, per favore non andate in giro senza maglietta. State in costume solo in spiaggia. Ci sono tanti turisti che girano senza maglietta. Per i Thai è veramente bruttina come cosa, quindi per cortesia mettetevi una maglietta quando venite su dal mare. La moneta locale è il baht thailandese. Cosa facciamo con questi soldi? Molto semplice, voi potete arrivare qua con gli euro. Ci sono veramente tanti sportelli di cambio e potete cambiare con i baht. Potete anche prelevare degli ATM, che sono i bancomat. Ovviamente vi viene presa una commissione, però tranquillamente, ripeto, se all'inizio del viaggio avete controllato che la vostra carta è abilitata all'estero, potete tranquillamente prelevare. Ci sono sportelli ATM ovunque per l'isola. La presa della corrente. La presa di corrente è di tipo A, B, C, F o O, foto per capirci. Vi consiglio comunque in ogni caso di portarvi eventualmente un adattatore universale. Per fare la lavatrice, per lavare i vostri vestiti, trovate lavanderie e gettoni ovunque sull'isola, quindi non preoccupatevi troppo, potete farla chiedere in albergo oppure potete trovare queste appunto lavatrici a gettoni, che gettoni sono i baht, di solito costano un euro o due euro magari nella zona turistica, e in 30 minuti vi fa un lavaggio a freddo dei vostri panni. Ci sono anche quelle a caldo, come per esempio Ottery, che hanno anche l'asciugatrice spesso. Costa un pochino di più, ma vi fanno i panni veramente bene. Ricordatevi il rispetto per la monarchia. Non parlate mai male del re. Non calpestate i soldi, perché sui soldi c'è la faccia del re. Quindi se vi cade una banconota, per favore raccoglietela con le mani, non pestateci sopra. E in generale portate rispetto al re e a tutte le figure politiche, e anche eventualmente ovviamente alla polizia. Se la polizia vi ferma, voi non accendete delle questioni, non fate polemica, e soprattutto, e questo vale in generale non solo con la polizia ma con tutti i Thai, non urlate, non scaldatevi, siate jai yen yen, cuore freddo. Cioè qua in Thailandia andare in escandescenza equivale a essere presi per pazzi.
Iniziate tranquilli, se dovete dire qualcosa ditela con calma, però se è la polizia che vi ha fermato e vuole farvi la multa, non ponete resistenza, pagate quello che dovete pagare e proseguite la vostra vacanza con un sorriso, che è meglio. Evitate il contatto fisico. Qui in Thailandia tendenzialmente non diamo mai la mano. Datela, se qualcuno vi allunga ovviamente dategliela, perché è lui che vi sta dicendo di stringere la mano. Ma tendenzialmente non date la mano ai thai. Il saluto thailandese è il wai, quindi congiungete le vostre mani. Più andate in alto e più è importante la persona che avete davanti. Generalmente un wai a questa altezza va bene, e non dovete per forza farlo a tutti, cioè non dovete farlo, che ne so, alla signora che vi fa la camera. Potete limitarvi semplicemente a salutarla con un sawadika se siete delle donne, o sawadika se siete degli uomini. Potete farlo wai, i turisti lo fanno a tutti, però non c'è bisogno che vi inchinate a chiunque vedete per l'isola. Però comunque il saluto è questo, non è un piacere, sono Gianni, ma sawadika. Okay. E non toccate la gente, non sbaciucchiatela sulle guance e non toccate la testa alle persone, neanche ai bambini. A volte vedo che toccano la testa e ovviamente non lo fa nessuno con cattiveria, cioè il turista che accarezza la testa al bambino non lo fa con nessuna cattiva intenzione, anzi ha delle belle intenzioni, però qua non si fa, quindi cercate di non toccare la testa alle persone, in generale di non toccare le persone. Infine, rispetto per gli animali. Questa è la mia causa. Io vi chiedo per cortesia di non andare a fare selfie con le tigri, non fare il trekking sugli elefanti, non andare a vedere gli zoo, tutte le cose che ingabbiano gli animali, per cortesia, perché cioè, andate ad alimentare un turismo malsano. E anche il traffico illegale di specie potette. Quindi vi chiedo questa cortesia, so che tanti vanno a fare i selfie con le tigri, so benissimo cosa vi dicono, che vi fanno la testa dicendo no, ma le specie protette. Ragazzi, per cortesia, semplicemente non andate a fare i selfie con le tigri se ci tenete ovviamente a salvaguardare gli animali. E un'altra cosa, le scimmie. Allora, i macachi dalla coda lunga, c'è in pieno l'isola, limitatevi a guardarli e fargli la foto da lontano. Sono dei borseggiatori abili, possono morsicarvi, se vi mordono dovete andare a fare tutta la profilassi per la rabbia in ospedale, sconsigliatissimo fare i selfie con le scimmie, metterseli in braccio, toccarle. Stategli lontano, guardare e non toccare quei macachi, vi prego, io ve l'avevo detto. Prima di lasciarvi parliamo del mio lavoro, le escursioni alle isole. Allora, anche qua avrei da parlare per 7 anni, non posso, tuttavia vi invito ad andare sul mio sito viaggiapuket.com, dove potete trovare le escursioni che organizziamo noi. Sono escursioni di alta qualità, la guida parla italiano, partiamo la mattina presto prima di tutti gli altri, così evitiamo la folla. Potete fare con noi le isole Phi Phi, la Baia di Pangà, le isole Similan, le Surin, Koh Rock, Koh Kradan, e potete vedere informazioni sul mio sito viaggiapuket.com. Ricordandovi che se andate sul mio sito trovate anche il mio WhatsApp, potete scrivermi direttamente, mi raccomando, messaggio, non telefonatemi perché non ci sto dietro a tutti. Mandatemi un messaggino, io appena posso vi rispondo con tutte le informazioni del caso. Io spero che questa guida vi sia piaciuta, che vi abbia dato degli spunti e una bella idea generale su quello che potete aspettarvi su questa isola. Noi ci vediamo presto, vi aspetto giù nei commenti. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video. Un abbraccio da Phuket e soprattutto buon viaggio!